Bentornati a Di Casa in Casa, la rubrica dedicata alla scoperta del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Milano ed in gestione ad MM. Oggi ci troviamo in via Civitavecchia, ai civici 100-108, nel municipio 3. Qui è presente un complesso di edilizia residenziale pubblica ad uso misto residenziale e servizi, che comprende un edificio a torre alto 10 piani e quattro palazzine alte 6 piani. Questo complesso è il frutto di una pratica amministrativa dovuta a un bando internazionale di concorso Abitare Milano, ideato per rispondere alle nuove esigenze di edilizia residenziale pubblica del nuovo millennio e per rivalutare 8 aree periferiche della città. L'obiettivo dell'intervento di Via Civitavecchia era quello di far sì che quest'area diventasse un ponte di collegamento tra il borgo di Crescenzago, posto oltre la via Palmanova, tra la fermata omonima della metropolitana e il Parco Lambro. Questo intervento ha proprio al centro l'importanza del Parco Lambro, inserendosi in un'area che un tempo era appunto un'area agricola e di cui il parco, che tuttora, esiste, rappresenta l'attuale eredità ancora più evidente. Questa zona era un tempo caratterizzata da grandi volumi di acqua corrente nei canali del fiume Lambro che adacquavano i campi pertinenti alle cascine presenti in questa zona. L'importanza del fiume Lambro è evidente, infatti, nel toponimo ancora utilizzato di Lambrate, un tempo un comune indipendente che fu aggregato a Milano nel 1923, comportando quindi una estensione sia della mobilità della rete tranviaria, sia dell'acquedotto e della fognatura.